Buonasera a tutti, io sono Giacomo Andreoli e questo è Oggi in Borsa, il format di Money.it realizzato in collaborazione con Scalable Capital, piattaforma di investimento digitale leader in Europa. Oggi seduta in chiaroscuro per le borse internazionali, a partire da Wall Street, dove il Nasdaq sta perdendo lo 0,5%, l'S&P 500 lo 0,6%. Vicino alla parità invece il nostro Eurostox. Oggi è una giornata caratterizzata per quanto riguarda gli indici europei da alcuni risultati negativi ed altri positivi. Il FTSE MIB torna ad essere negativo, perde lo 0,5%, quindi dopo il forte rally rialzista degli ultimi giorni si assiste ora a un ribasso. Le altre piazze europee sono in lieve guadagno o in lieve ribasso. Questa è una giornata caratterizzata da un prezzo del gas al TTF di Amsterdam che torna a scendere sotto i 50 euro al megawattora. Continua invece la crescita del Brent e del WTI, quindi del petrolio, oggi salgono di oltre lo 0,7%. Per quanto riguarda la piazza italiana, vediamo lo spread tra BTP e Bund tedeschi che continua a muoversi sui 180 punti base, così come il rendimento del titolo decennale sempre attorno al 4,1%. Sul listino principale di Milano vediamo ERG che guadagna il 3,39%, il miglior titolo di giornata, con gli analisti di Morgan Stanley che hanno migliorato il giudizio sulla società energetica portandola a neutrale. Bene anche Pirelli, guadagna il 2%. Poi tra i titoli bancari, bene BPER che fa più 1,4% e Banco BPM che fa 0,86%. Guadagno anche per Unicredit che sale però di un più timido 0,58%. Per quanto riguarda i titoli negativi, CNH perde quasi il 3%, Tenaris oltre il 2%, Intesa San Paolo perde invece l'1,5%. Nelle sedute tra il 27 e il 31 marzo l'istituto ha acquistato 104 milioni di azioni proprie per un controvalore complessivo dell'operazione che vale 240 milioni di euro. Male anche Stellantis che perde l'1,46% nonostante l'aumento delle vendite delle autovetture a marzo. Andando poi al completo, il miglior risultato di oggi sull'all share è quello di Seco S.p.A. che fa più 7%, il peggiore è di CSP International Fashion Group che perde il 4,5%. E da Money.it è tutto, l'appuntamento è a domani. Buona serata.